Salve a tutti e ben ritrovati in questo Let's Play di Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Questo è il secondo episodio e nello scorso avevamo fatto tutto il prologo ed eravamo arrivati qui, nelle radure sommerse, all'ingresso delle radure sommerse. Il nostro obiettivo è ancora qui sopra, trova l'albero dello spirito. Quindi senza ulteriori indugi andiamo avanti. Ecco qua. Questo è anche un cartello. Una sorta di indicazione. Le caverne dello spirito sono a sinistra, le tane della radice nera sono a destra e sarebbero le zone del DLC, e la foresta profonda invece è in alto a destra. Noi qui non potremo ancora andare, a parte che c'è un nemico che però uccidiamo anche abbastanza facilmente. Qui abbiamo anche un cristallo per ricaricarci l'energia. Hai trovato un frammento di energia. I frammenti di energia ricaricano le cellule energetiche di Ori. Ma questo muro, per noi, è ancora insormontabile. Mentre andando qui sopra ed evitando a dovere quella rana, possiamo trovare il nostro primo vero upgrade. Hai trovato una cellula vitale. Ora puoi accumulare più vitalità. Trova altre cellule vitali per avere più probabilità di restare in vita. Qui in alto non possiamo ancora andarci, però. Perciò scendiamo e proseguiamo nella nostra strada. Ehi, calmo, calmo, calmo. Guardate che belle le luci in questo gioco. Altro che ray tracing. Anche queste piante, intanto siamo entrati nelle caverne dello spirito. Anche queste piante, se uccise, danno punti esperienza, quindi voi colpite qualsiasi cosa vi troviate. Allora, questo per adesso, beh, lo possiamo colpire, ma non ci serve. Possiamo salvare. Salvate spesso e volentieri, soprattutto all'inizio, eh. Quella pianta la voglio prendere. Esatto, che mi dà comunque punti esperienza. Di qui forse si va avanti, quindi andiamo un attimo qui indietro a vedere cosa c'è qui sotto. Attenti a non farvi colpire, specialmente se state giocando a difficoltà difficile come me. Ori, questa è una mappa di pietra. Nell'antichità, man mano che la foresta di Nibel cresceva, ne sono state create molte. Ne manca un pezzo. Se riusciremo a trovare il frammento di mappa di pietra, forse potremo ripararla. Premix per inserire il frammento di mappa di pietra, che però non abbiamo, come ci segna in alto a sinistra il gioco. Però qui abbiamo una chiave di volta. E là dietro abbiamo un indizio visivo di dove sarà una cellula energetica, un altro potenziamento. Quindi quando troveremo una mappa, un frammento di pietra, potremo andare ad inserirlo lì. Intanto i nemici sono respawnati. Io però vado qui a prendere l'energia, esatto, e già che ci sono sconfiggo anche quel nemico. L'esperienza comunque non si butta via. Attenti a non farvi colpire da questi colpi a palombella e dalle rane, che fanno tantissimo danno, come avete visto. Mi ha solo sferato e mi ha distrutto. Qui in primo piano continuiamo a vedere quel nemico. Allora, con calma, perché qui ci sono magari delle zone che non abbiamo ancora visitato, tipo qui sotto. Esatto. Mi ha ucciso. E quindi riparto da qua. Vediamo se mi fa rifare anche il filmato. Mi sa di sì, esatto. Perché quando salvate, salvate anche i checkpoint. E quindi dovrò riprendere anche la mappa di pietra. La chiave di volta, volevo dire, qui. Anche tutta l'esperienza che avete raccolto svanisce se morite. Comunque non preoccupatevi che
Se dovessi morire più volte nello stesso punto, inizierei a tagliare il video perché ovviamente non vi faccio rivedere 350.000 volte la stessa cosa. Eccola lì sopra, tra l'altro, la mappa di pietra, che però non possiamo ancora raggiungere. Ora che sappiamo che c'è la rana, la evitiamo facilmente. Qui di nuovo quella creatura in primo piano, che a quanto pare ci sta seguendo, non solo osservando. Quel nemico è proprio infame, è messo lì apposta per colpirti. Ah, e quando fate un level up, quando riempite la vostra ruota, fate questo effetto che distrugge tutto quello che c'è attorno. Molto, molto carino. Quello era un nemico che mi sarebbe caduto in testa. Alcuni non persero la speranza, sono altri spiriti come noi. Mentre lei portava distruzione e morte. Non sappiamo ancora chi sia questa lei. Intanto guardate il riflesso sotto, che bello. Il riflesso dell'acqua. La luce dell'albero dello spirito vive in tutti noi. Lui è ciò che ci tiene in vita e ciò che ci fa crescere. Quando ti chiamò e cercò di trovarti, molti anni fa, in quella fatidica notte, se ricordate dal prologo, fummo attaccati. Feriti e uccisi dal nostro nemico. Ora questi alberi ancestrali sono tutto ciò che è rimasto. Avvicinati e senti la luce di Phil, lo spirito all'interno. Hai imparato il salto a parete. Per utilizzare questa abilità, usa la freccia direzionale verso un muro. E premia ripetutamente per fare un balzo verso l'alto. Abbiamo appreso una nuova abilità che possiamo subito vedere qui. Hop! Hai trovato una cellula energetica. Ora puoi raccogliere e usare più energia. Ricorda che puoi usare l'energia per creare un collegamento dell'anima e salvare la partita. Ed ora possiamo anche scalare le montagne. Quel nemico bisogna sempre stare attenti. Anche a questo bisogna stare molto attenti perché i suoi colpi sono, esatto, molto difficili da evitare quando vi colpiscono così di lato. Appunto. Perché danno un colpo anche quando muoiono questi qui. Bisogna stare attenti. Mentre qui li possiamo colpire da sotto. In posizione completamente safe. Allora, direi di salvare, esatto. Ed ora possiamo continuare di qua. Queste sembrano pericolose, eh. Lì c'è anche una rana, tra l'altro. Qui c'è un segretino. E qui poi si può salire sopra. Allora, prendiamo questo frammento, creiamo un frammento, un collegamento dell'anima e vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Allora, io probabilmente prenderò questo potenziamento, aumento la forza della fiamma dello spirito e poi andrò full secondo ramo, fino ad arrivare qui. Spirito efficiente, che ci aumenta la quantità di esperienza, in modo che poi potremo essere super efficienti e potenziarci molto più velocemente anche tutte le altre cose che ci interessano. Anche questo è molto utile, in realtà. Creare un collegamento dell'anima rigenera una cellula vitale, è il modo per curarsi in questo gioco, oltre alle piante che trovate in giro. Ed anche questo in realtà è molto utile, quindi prendiamo questi due qui, raggruppa. E fiamma scintillante e poi andremo full secondo ramo per
ottenere il potenziamento per l'efficienza, essenzialmente l'efficienza dell'esperienza. Qui bisogna stare attenti. Se state qui sotto non vi colpiranno. Se state al loro interno. Esatto, li lasciamo passare. Hop, e abbiamo anche la seconda chiave di volta. Mentre possiamo prendere anche questa esperienza. E qui abbiamo anche una leva da attivare, che ci permette di creare una scorciatoia e non rifare tutta la strada che abbiamo fatto prima. Hop, bisogna essere attenti a saltare lì. Hai trovato un frammento di mappa di pietra. Riportalo a una mappa di pietra per sbloccare una nuova area sulla mappa. Ed è ciò che faremo immediatamente. Mentre prima uccidiamo anche questa creatura. E poi andiamo alla mappa di pietra. O meglio, avrei voluto andare alla mappa di pietra se non fosse stato per quel nemico. Ecco, come vedete, il salvataggio in questo gioco è un po' una meccanica che non è proprio riuscitissima. Cioè, loro volevano dare libertà al giocatore di salvare la partita un po' dove volesse. Il problema è che la maggior parte dei giocatori in realtà cosa fa? Si dimentica di salvare. Non è proprio colpa del giocatore, cioè questa è una meccanica di gioco un po' inusuale. Bisogna farci l'abitudine, se si vuole giocare bene ad Ori. Io intanto qua sono caduto, però ciò mi permette di eliminare quel nemico da sotto. Qui c'è anche la rana che preferisco eliminare, esatto. Mi ha salvato il frammento di mappa, sarei andato contro quel proiettile altrimenti. Ecco, poter salvare e avere una cellula di vita energetica in più è una cosa molto utile, quindi è una cosa che farò sicuramente come potenziamento, specialmente per la modalità difficile. Ecco qua, mi curo un po' e vado alla mappa di pietra. Ecco, e come vedete mi sbloccherà il resto della mappa. Esatto. In modo che ora noi sappiamo esattamente dove dobbiamo andare per raggiungere l'obiettivo. Quindi bisogna tornare su. Ora che abbiamo anche il salto a parete possiamo andare in molte più zone. Abbiamo anche le chiavi di volta per aprire il cancello. Controlliamo qui dietro se c'è magari una zona in cui possiamo andare nelle immediate vicinanze, no? Ok. Altra mappa, altro giro, altra corsa. Quando vedete un cristallo così grosso, salvate sempre perché tanto vi ridarà l'energia. È praticamente un salvataggio gratuito. Qui bisogna mantenere semplicemente la calma, non è difficile. Basta prendere un po' il ritmo. Ecco qua, sono caduto malamente. Perché volevo vedere se si riuscisse ad andare lì sopra. Però nope. No, ok. Ecco, per prendere quella pianta stavo per morire. GG. Qui ovviamente c'è una zona segreta. E c'è anche un meccanismo nuovo. Questi cancelli energetici sono stati sigillati dagli spiriti del passato. Raccogliendo un numero sufficiente di cellule energetiche, ci apriranno una strada. Questo cosa vuol dire? Che se noi adesso provassimo ad aprirlo, vedete che ci sono quattro buchi. Noi metteremo una cellula energetica, due cellule energetiche e poi non andremo più. Questo vuol dire che in questo punto del gioco per noi è letteralmente impossibile accedere a questa zona. Non preoccupatevi, ve le ridà le cellule energetiche. Se provate a metterle e non sono
e non sono abbastanza. Mentre se invece sono abbastanza le consumate, quindi state attenti. Ovviamente non le consumate per sempre, cioè si ricaricano. Anche qui c'era un free save da fare, quindi lo faccio. Anche se l'ho fatto in maniera un po' sbagliata. Hop, hop. La chiave di volta da prendere qua. Di nuovo. Sangue freddo e si riesce a prendere. L'altra chiave di volta è qui sotto. Non si può più risalire da qui. Quindi scendiamo. Hop, hop. Hop. Aia! Mi ha colpito. Quattro chiavi di volta e si aprirà il passaggio. Mi trovarono funereo, fermo e immobile. Raccontammo a Ori la storia del volere corrotto di lei. Guardate quanto è bello questo gioco. Ori, l'albero dello spirito. Deve aver usato le sue ultime forze per salvarti. Ricordate nel prologo, lui ci ha resuscitati. Noi eravamo morti. Avvicinati e ascolta la nostra storia. Era la notte della cerimonia della luce, ed era proprio la nostra luce che lei odiava. Uro rapì Sein e la nostra fine arrivò. Hai ricevuto la luce dell'albero dello spirito. Lui ha riposto il nostro destino nelle tue mani. Ascolta attentamente ora, è importante che tu capisca. L'albero dello spirito sorreggeva i tre elementi della luce, che a loro volta mantenevano l'equilibrio e la pace a Nibel. L'elemento delle acque, in cima all'albero Jinso. L'elemento dei venti, nelle profondità delle rovine abbandonate. L'elemento del calore, tra i fuochi del Monte Horu. Per riportare Nibel al suo splendore, dobbiamo riaccendere la loro luce prima che sia troppo tardi. Potremmo trovare il primo elemento oltre la tana del ragno. Ciao aracnofobici! In cima all'albero dove un tempo scorrevano le acque. Quindi l'albero Jinso. Esatto. No, obiettivo trova l'albero dello spirito è quello che abbiamo appena fatto in realtà. Noi dobbiamo addentrarci nella palude spinosa. Esatto, un nuovo obiettivo trova l'albero Jinso. Noi salviamo la partita. E anche questa seconda puntata del Let's Play di Ori and the Blind Forest finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se la serie ti sta piacendo,
di commentare scrivendomi cosa ne pensi di questo gioco e se hai magari intuito qualcosa della storia in caso in cui tu non l'abbia ancora giocato, perché vi avverto che non è così semplice. Il gufo, la civetta, quella sorta di civetta oscura, non è un banale cattivo alla Bowser per intenderci di Super Mario che rapisce la principessa e se la porta via. È una cosa un pochettino più, non dico profonda, ma delicata. Perciò ricordatevi di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video.